Perez, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare a parlare di due colpi ufficiali del Cosenza. Ormai è terminata da un po' la sessione di calciomercato estiva, però non so onestamente quando pubblicherò questo video. Li sto registrando comunque dopo, ovviamente il 31 di agosto. E fatto sta che andiamo un po' a parlare dei colpi arrivati nell'ultima ora, tanto comunque adesso c'è la pausa, quindi diciamo che c'è tutto il tempo per poterne parlare. E partiamo subito, in questo video comunque andiamo a parlare di due colpi molto molto importanti che vanno a rafforzare comunque il Cosenza. Nello specifico parliamo di due rinforzi per il reparto di centrocampo, un under, una scommessa a tutti gli effetti, e una mezza certezza, perché nel calcio non c'è nulla di certo, però comunque a Cosenza sicuramente ben visto. Partiamo dalla scommessa, perché è ufficiale l'arrivo di Eyango, centrocampista classe 2001, che arriva in prestito secco dal Genoa. Operazione comunque intrigante, stiamo parlando di un centrocampista comunque che negli ultimi anni non ha grandi esperienze professionistiche, anzi non ha esperienze professionistiche, però è una scommessa credo personale di Goretti, che comunque ha dimostrato di poter, ha comunque dimostrato di nel corso degli anni di comunque non vederci lungo, però comunque di anche trovare dei giocatori molto intriganti. E comunque alla fine stiamo parlando di un centrocampista che non definirei come un mediano, però ha comunque un'ottima stazza, alto 1,80 m, quindi un buon fisico e comunque tutto da scoprire, perché poi alla fine, ripeto, ha giocato sem molto semplicemente nel Genoa in primavera, comunque nelle giovanili, e questa è la prima esperienza professionistica per lui, quindi è una scommessa importante, vedremo un po' quello che può fare. Ci sta alla fine per riempire il reparto di centrocampo, sicuramente un rinforzo che ci può stare. Forse secondo me sarebbe servito magari qualcos'altro, perché a centrocampo non siamo messi molto bene, anche perché mi sa che abbiamo anche un po' la coperta corta a centrocampo, senza considerare Gerbo siamo in 5, perché comunque è arrivato Palmiero, adesso ne parliamo, c'è Carraro, c'è Burtam, c'è Vallocchia, e adesso c'è anche Yango, quindi dovremmo essere in 5, quindi boh, comunque a parte questo si spera che con il ritorno di Gerbo si può arrivare ad essere 6 per 3 posti. Però a parte questo, ripeto, è Yango, quello come ci può stare, scommessa, e quindi c'è semplicemente da scoprirlo, vedremo un po' come sarà. Per quanto riguarda invece l'altro colpo, vi dicevo, già ve l'ho preannunciato, perché è arrivato ufficialmente il buon Palmiero, tutti lo conosciamo, comunque colpo sicuramente che ha fatto accendere tanti ricordi positivi, molto belli comunque tifosi del Crotone, del Cosenza. Ho finito di fare il video prima del Crotone, quindi mi è rimasto impresso comunque del Cosenza, e assolutamente rinforzo importante, c'è cioè l'interessamento del Como, sembrando di un regista, di un centrocampista classe 96, quindi ancora nel pieno della carriera. Palmiero ha fatto 3 anni, 2 anni, e Cosenza mi sembra comunque anche di più, se sembrava tipo 20 anni fa, e invece cioè praticamente è venuto da noi giovanissimo Palmiero, è esploso da noi per poi comunque approdare al Napoli, poi girato in prestito comunque al Chievo mi sembra per 2 anni consecutivi. Quest'anno ha lasciato il Chievo, non si è svincolato perché non era di proprietà, è tornato al Napoli e Napoli lo rigira in prestito al Cosenza, anche lui con la formula del prestito secco. E alla fine operazione di altissimo livello, perché comunque riportare Palmiero a Cosenza è davvero un ottimo colpo, un regista di grande qualità, lo conosciamo benissimo, in grado di fare anche lanci, è un po' diciamo un Carraro, solamente che adesso vedremo un po', non vorrei che comunque si pestino i piedi, secondo me possono giocare entrambi, onestamente io farei giocare Palmiero, nel senso che Palmiero è a Cosenza un'istituzione, anche visto che conosce molto bene l'ambiente, sicuramente si saprà ambientare in un secondo, e comunque penso che se si stia bene, beh, è veramente un ottimo giocatore, quindi ha fatto anche il ritiro con Napoli, tra l'altro è un giocatore di altissimo livello e è solamente un valore aggiunto, se sta bene fisicamente può veramente essere importantissimo. E onestamente credo che comunque, nonostante abbiano caratteristiche simili, Carraro possa comunque far bene lo stesso anche la mezzala. Quindi imparando un po' il ruolo, imparando un po' i meccanismi, può fare anche la mezzala secondo me. Poi ovviamente non è che gioca Palmiero, non deve giocare per forza che Carraro, può anche sedersi in panchina e far giocare magari altri, però
Comunque vedremo un po' anche poi quelle che sale le gerarchie. Il discorso è che comunque il ritorno di Palmiero è un ritorno veramente, veramente ottimo, che può far solamente che bene all'ambiente, anche perché illude un po' di tifosi, se vogliamo utilizzare questo termine, e nulla, comunque anche dal punto di vista tecnico sicuramente può essere solo che positivo il suo arrivo, solo che positivo. Quindi a questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!